Il fumetto ci si scorda sempre che è il primo passo per avvicinarsi alla lettura e non la lettera scritta, perché il codice del fumetto, un linguaggio, è una metrica complessa, dovete già scrivere così come la presentazione delle altre mostre. Un viaggio affascinante attraverso la carriera di Carmine Di Giandomenico, un artista che ha rivoluzionato il panorama del fumetto, lasciando un'impronta indelebile con opere iconiche e collaborazioni straordinarie. Raccontare la carriera di un artista di tale calibro come Carmine Di Giandomenico presenta sempre delle sfide, poiché ci si potrebbe smarrire tra le molteplici storie, immagini e collaborazioni che ne caratterizzano il percorso. L'inaugurazione della mostra di Carmine Giandomenico Contrappunti, avvenuta il 19 ottobre al Palazzo Ducale di Lucca, è stata segnalata come uno degli eventi più importanti di questa edizione 2024 del Lucca Comics and Games, l'evento che ha registrato un grande successo di pubblico, confermando l'importanza dell'artista nel panorama culturale contemporaneo. La mostra resterà aperta fino al 3 novembre, con ingresso gratuito, e si è rivelata un'importante occasione per riflettere sui momenti chiave della sua straordinaria carriera. Che simulare un altro aspetto musicale che permette di leggere la storia e seguire le proprie emozioni. Sulla falsariga di uno spartito musicale, la mostra guida i visitatori in un viaggio attraverso le note che l'artista ha disseminato nei suoi lavori. Si parte dagli esordi, con Examen, per poi passare alla lunga e proficua sinergia con Alessandro Bilotta, esplorando opere significative come Giulio Meraviglia e La Dottrina. Una tappa cruciale è O Deis, la prima opera in cui Carmine si è rivelato autore completo e ha sancito il suo ingresso nel Guinness dei primati. L'avventura oltreoceano con Marvel rappresenta un'altra tappa fondamentale. Qui Carmine ha creato storie memorabili con personaggi iconici come Daredevil, Magneto e i Fantastici 4. La sua transizione a DC Comics ha segnato il rilancio di Flash, a distanza di 60 anni dal lavoro del leggendario Carmine Infantino. Nella galleria, voglio ringraziare il vostro staff tecnico, Mauro, che ha seguito, presente, e tutti i ragazzi che ho conosciuto ieri sera, che stavano lavorando per la sala, e devo ringraziare Luca, perché è stato ospitato, diciamo, quello che faccio da 30 anni, e ringrazio la città che ha sposato questo progetto culturale e comunicativo come linguaggio del fumetto, che è fondamentale, perché. La sua carriera prosegue con la miniserie Batman Knight, scritta da Chip Zdarsky. La musicalità di Di Giandomenico non risiede solo nei tagli delle tavole, ma si espande alla creazione della storia di Leone, scritta con Francesco Colafella, un musicista emigrato a New York all'inizio del secolo scorso. Inoltre, ha collaborato alla realizzazione del video dell'ultimo brano di Claudio Baglioni. Quando si discute di un autore completo, il percorso di Carmine Di Giandomenico emerge con un esempio lampante. Nei primi 30 anni della sua carriera ha già creato una serie straordinaria di opere di altissima qualità, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione del fumetto contemporaneo. Con la mostra al Palazzo Ducale, il pubblico ha potuto apprezzare la profondità e la varietà delle sue creazioni, dimostrando come l'arte del fumetto continua a evolversi grazie ai talenti come il suo, rendendo questa inaugurazione uno dei momenti più salienti della manifestazione. Vorrei aggiungere anche che Luca è una manifestazione che si fa tantissimi anni in Italia, che sta seguendo questo percorso, che non è soltanto crescendo, ma è soprattutto cercando, perché cercando che si riesce a trovare una soluzione di voi, noi sfide. Grazie, grazie, per il programma.